Ehi là ragazzi, sono sempre io, posso dire le 25 ed eccoci qui tornati per un nuovo video. Volevo spiegarvi, avrete visto prima di questo video sicuramente l'Edgecap 280, la recensione e l'unboxing. Siamo qui su Assassin's Creed e facciamo una nuova carriera. Ho iniziato il primo gioco che voglio trattare in questo Edgecap. Aspettate che non so se parla. No. Questo Edgecap è la saga di Assassin's Creed, quindi voglio iniziare dagli albori, anche se vi proporrò un gioco noioso, un po' lento nelle sue meccaniche, spero che mi seguiate. Voglio portare avanti questo progetto dell'intera Assassin's Creed saga, quindi voglio portarvi tutta la saga, scusate se ho toccato il microfono, volevo portarvi tutta la saga dagli albori ad adesso. Quindi vediamo se parla, che non me lo ricordo, da tanti anni che non ci gioco, eccoci. Questo è l'inizio ufficiale della Assassin's Creed. Voleva uscire la saggezza, la demenza e la follia. Ho capito che avrebbe sperato di correre perché tanto la saggezza. Sto registrando l'audio con un microfono esterno perché non riesco a beccare il microfono nel gamecapture, comunque godetevi ciò. Vediamo cosa dice. Ok. Non mi ricordo come dicevo del gioco, io l'ho giocato, è ovvio. Perché sono un grande fan di Assassin's Creed, l'ho sempre detto. Non so se voi lo sapete, ma spero che lo sappiate. Sono un grande fan, quindi l'ho giocato sicuro. Oh. È TPA per scattare. Scusi, sono pazzi, non lo ricordavo. Non so se c'erano più pazzi. No, non devo andare là. Solo un'immagine del passato non può nuocere. Ecco, scambiato il tipo lontano. Spero di farvi gameplay lunghi. Vediamo, adesso dipende anche da quanto farà di memoria. Sembra un casino, mi sta facendo un mal di testa a questo settore. Ah, devo spostarmi con la visuale. Ah, con la visuale, dobbiamo tirarlo fuori. Visuale, premia, anzi, l'ho già fatto. Questi sono i pazzi, mi ricordo. Come dicevo, spero che mi piaccia l'idea che ho avuto di sviluppare tutta la saga dagli albori fino ad arrivare allo stesso Rogue che io ancora non ho comprato, ma se ci arriverò lo compro. Ecco la luce. Lo dicevo che si sarebbe ripreso. Bastardi! Via, via, hai appena salvato la vita. Salvato la vita? Mi avete rapito, mi avete legato a quella cosa. Animus. È un Animus. Ma non vi conosco nemmeno. Famoso Animus. Perché mi state facendo questo? Lei ha delle informazioni che ci servono, signor Miles. Informazioni? Sono un barista per la miseria. Cosa volete che faccia? Che vi insegni come fare un martini? Sappiamo chi è, che cosa è. Non so di che cosa stia parlando. Non faccia il finto tonto. Non c'è tempo. Lei è un Ovviamente sto in assassino. silenzio in queste fasi Mi chiedo, perché capisca è bello almeno che sentire la cosa quei storia. miei datori di lavoro cercano. Nascosto nei recessi della sua mente. Ma io non sono un assassino. Non più. Sì, il suo file lo conferma. Si parla di una fuga. Un bel colpo di fortuna per noi. Che Che cosa volete da me? faccia ciò che le viene detto. L'Animus ci permetterà di trovare ciò che vogliamo. Quando l'avremo preso, sarà libero di andare. Io lì dentro non ci torno. Allora le indurremo il coma e proseguiremo il lavoro. Quando avremo finito, la lasceremo morire. A dire il vero, l'unico motivo per cui lei è ancora cosciente è che questa procedura ci fa risparmiare tempo. Ma sì. Lei è pazzo. Sì. Allora, signor Miles, vita o morte? Miracoli. Si distenda. Ti pareva. Qualunque pulsante. Ah. Adesso ricordo ancora le emozioni. Saggia Inizio. decisione. Dicevo, ricordo ancora le emozioni la prima volta che giocai a questo gioco fantastico. Che all'epoca era Wow. fantastico. Ma dove È all'interno dell'Animus. sono? Sarebbe a dire? È un Guardate proiettore che come riproduce la i ricordi primordiale, mi apri genetici in l'anima. tre dimensioni. Ricordi genetici? Pare che le serva qualche indicazione. Molto bene. Partiamo dalle basi. Che cos'è un ricordo, signor Miles? È la memoria di un evento passato. Specifica dell'individuo che ricorda l'evento. Sì, certo. E se le dicessi che il corpo umano ospita non solo la memoria di un individuo, ma anche quella dei suoi antenati? La memoria genetica, se vuole. Figata.
migrazione, ibernazione, riproduzione. Come fanno gli animali a sapere dove andare? Che cosa fare? È solo istinto animale. Ora sta discutendo di semantica, signor Miles. Comunque lo chiami, resta il fatto che queste creature conservano delle conoscenze che trascendono il requisito di esperienza personale. Ho passato gli ultimi 30 anni a cercare di capire il perché. Ho scoperto una cosa molto affascinante. Il nostro DNA funziona come un archivio. Contiene non solo le istruzioni genetiche derivate dalle generazioni passate, ma anche i ricordi dei nostri antenati. E l'Animus le permette di decodificare e leggere questi file del DNA? Esatto. Ma c'è un problema. Questo è il ricordo specifico a cui cerchiamo di accedere. Purtroppo quando tentiamo di aprire quel ricordo la tua mente si ritrae. Ti manca la sicurezza per entrare nel corpo del tuo antenato. È quello che è successo prima. Sei stato espulso dal ricordo voluto e riportato in una condizione più stabile. Perché? È il tuo subconscio. Fa resistenza. Abbiamo riscontrato reazioni simili su pazienti sottoposti a ipnosi per rimuovere eventi traumatici. Non riescono a saltare direttamente al ricordo specifico. Vanno accompagnati. E anche in quel caso possono esserci problemi. E allora come facciamo? Troviamo un ricordo con cui riesci a sintonizzarti e procediamo da lì. Ti abituerai alla situazione. Non possiamo avvicinarci più di così, quindi dovremo partire da lì. Sto caricando il programma di istruzione. Io comunque dicevo, trovo geniale questo gioco all'epoca, quando lo provai. E fu proprio Assassin's Creed che mi spinse a comprare l'Xbox 360. Perché ancora ero munito di Play 2. L'Xbox per me era un'incognita. Vedevo il vicino di mia mamma che ci giocava e mi è venuta voglia di comprare l'Xbox. Poi lo stimolo mi è venuto ancora di più con Assassin's Creed. Attenzione, flusso dei dati instabile. Infatti è stato ufficialmente il mio primo gioco comprato, perché i due giochi dati in bundle dall'Xbox non li ho considerati comprati. Ti consentirà di familiarizzare col sistema di controllo dell'Animus. Adesso ci darà una specie di... Mi si dice un input, una spiegazione di canale. La di sincronia indica quanto sei armonizzato con i ricordi del tuo avo. Se dovesse scendere al fondo scala, l'Animus ti riporterà all'ultima posizione sincronizzata. Non morire. Sei pericolosamente prossimo alla desincronizzazione. Segui tutte le prossime istruzioni per ripristinare la stabilità del sistema. L'Animus opera come una sorta di burattinaio per controllare le azioni del tuo antenato. Sto caricando delle subroutine per adattare il tuo corpo alla macchina. Inizieremo con l'esame di alcune delle azioni predefinite di ciascun impulso. Quando sei fermo, usa il tasto di controllo della testa per osservare l'ambiente. Ecco, adesso mi sta insegnando a guardarmi intorno. Bene. Ok. Ora usa la mano nuda per camminare tra questi portatori di gialli senza causare... Mi mette il cammino per non farle allarmare. Procedi verso l'indicatore per continuare il processo di sincronizzazione. Potevi passare... portateci di vasi. Potevi passare. Eccoci qua. Ben fatto. Non voglio tagliare nessuno scendere, vi faccio vedere tutto. Anche se come episodio sono un po' più noioso. Tipi di azioni fondamentali. Basso profilo e alto profilo. Le azioni di basso profilo sono socialmente accettabili. Le azioni di alto profilo sono più limitate. Questo non me lo ricordavo, la cosa dell'alto e del basso profilo. Ho il tasto di alto profilo per vedere come l'interfaccia muta il contesto degli impulsi di controllo. Cosa devo fare quindi? Prima senza rilasciare RT e per vedere come cambia l'interfaccia. Ah, ecco sì. Ottimo. C'è il basso e l'alto profilo. Abbiamo già circa 10 minuti, non ho fatto quasi niente. Continueremo il processo di sincronizzazione provando alcune azioni di alto profilo. Ok. Afferra e scaglia questo individuo sull'indicatore usando il tasto della mano nuda in alto profilo. Ah, ho sbagliato la mia. No, giusto. No, ho sbagliato. Allora, vediamo di beccarlo bene. Ok, stavolta lo beccavo. Sì.
un po' di tosse. Sono stato influenzato in questo gioco. Ciò è utile per seminare i soldati o per avvicinarti a una vittima in fuga. Attento però a non urtare qualcuno, perché potresti perdere l'equilibrio e ruzzolare in terra. Sapevo ruzzolare, come dicevo. Raggiunge correndo l'indicatore prima che lo faccia quest'uomo. Ok, dai che vinciamo. Comunque dicevo, le vesti di Altair sono veramente bellissime. Anche pur avendo una grafica vecchia, sono veramente bellissime le vesti. L'Animus fornirà anche altre importanti informazioni. L'icona di stato sociale muta lo stato sociale. Stato. I diversi stati verranno spiegati presto. Vabbè, il colore si capisce, rosso allarmato. Questa icona appare quando un soldato ti guarda. Ti vede. Il colore giallo indica che il soldato è sospettoso o ignora chi tu sia. Per illustrare il cambio nel livello di consapevolezza, assassina furtivamente questo soldato. Prima punta sul tuo bersaglio. Ora seleziona la tua lama nascosta. Con la lama selezionata, avvicinati al soldato e assassina usando il tasto della mano armata. Questa mi è rimasto impresso questa volta che ho ucciso. È stata la prima volta. Adesso ne arriva un altro. Ci sono solo io, chi sarà stato? Quindi? Il cadavere ha allertato il soldato e mutato il suo livello di consapevolezza. Ora è informato, come mostra l'indicatore di testimone rosso. Ok, a questo punto sferrò un reazioni aggressive o una condotta socialmente inaccettabile provochino una risposta armata. Provoca il soldato. Sì, ho capito. A morte l'assassino! La zona di stato sociale è cambiata, a indicare che sei stato scoperto. Usa devo salire sulla scala. Interrompere la linea visiva. Come dicevo, veramente noioso. Se non una parte potrebbe essere noiosa. Non voglio tagliare niente, voglio metterti qui. Ora mi nascondo. Ottimo. Sì, lo so, devo nascondermi. Il giardino pensile. Corri nel giardino pensile per nasconderti al soldato. Se mi fa nascondere questa qua. Senza far parlare. Sta. Lui, ovviamente, l'avversario, l'unica cosa che c'è su questo tutto non guarda. Il soldato ti sta ancora cercando. Aspetta finché lo stato sociale torna a cambiare. Sì. Non capisce. Il soldato giustamente non capisce perché sai, è difficile da capire. Dove può essere, no? Vabbè. Ben fatto. Il soldato ha perso le tue tracce. Ora sei anonimo. Okay. E puoi uscire dal nascondiglio. Usciamo. Ottimo. Dalla vetta. Ok, adesso forse inizia veramente la vera esperienza di gioco. Restare anonimo alimenterà la barra di sincronia e renderà più agevole il tuo lavoro di assassino. Ci sono diversi posti che puoi usare come nascondiglio. Prima però devi sempre interrompere la linea di sicurezza e poi usare un nascondiglio per dileguarti. Gli eruditi erano bellissimi nel primo gioco, perché siamo quelli gli eruditi, ci potevamo nascondere, era fantastico. Quante volte sono scappato grazie agli eruditi. Proseguiamo con una dimostrazione di mimetismo. Questo si può attivare con l'uso passivo delle gambe. Puoi fingerti un monaco per passare vicino ai soldati senza destare sospetti. Ok. Usa questo metodo per raggiungere l'indicatore. Bellissimo questo metodo, ragazzi. Rallentavo un po' la marcia, ma era fantastico. Così mi avvicinavo casino delle persone per uccidere a volte. Bene. Ok. Vediamo se è finito. Sei in piena sincronia, hai a disposizione una nuova abilità, l'occhio dell'aquila. Oh. Questo sesto senso aiutava il tuo antenato a capire le intenzioni di chi gli stava intorno. Ben fatto. Bene. Ricorda. Potrai sfruttare l'occhio dell'aquila solo quando sarai in piena sincronia. Ok. Sappi che seguire il credo dell'assassino, il codice comportamentale del tuo antenato, ti aiuterà a restare in sincronia. Il credo consiste in tre principi. Primo, mai fare del male a un innocente. Secondo, essere sempre un dito mancante. Terzo,
non compromettere la conferenza. Simbolo caratteristico degli assassini, una di esse. Puoi ripristinarla rivivendo i momenti salienti della vita del tuo antenato, oppure osservando il credo. Hai superato il corso di istruzione. Ora verrà caricato il blocco di memoria più stabile. E si inizia forse ufficialmente, ragazzi. Benvenuto nell'Anus, primo obiettivo del mio profilo creato apposta per YouTube. Si chiama Barrios the King. Quindi il mio primo obiettivo del mio profilo in assoluto. È fatto con voi insieme. Ok, adesso inizieremo. Spero di poter fare una missione, se no chiudo così solo con l'anticipazione del gioco e niente. L'anticipazione e le spiegazioni tutto il video. Spero di poterla fare una missione. Aspetta, non so se deve esserci un altro modo. Non c'è bisogno che muoia. Eccoci, noi cucciniamo un innocente senza sangue. Zio, la fortuna favorisce la tua lava. Non la fortuna, l'abilità. Resta a guardare, potresti imparare. La voce fantastica, ragazzi. Ti insegnerà a trascurare tutto ciò che il maestro ci ha insegnato. E come avresti fatto tu? Non avrei mai attirato l'attenzione su di lui. Non avrei tolto la vita a un innocente. Io avrei seguito il credo. Niente è reale, tutto è lecito. Un giorno sarai come me, Mario, che comprenderai meglio queste parole. Non conta come sfoggiamo l'incarico, solo che sia fatto. Ma non sono questi i principi. Vado in avanti. Cerca di non disonorarci. Qual è la missione? Mio fratello non ha detto nulla. Solo che devo essere onorato dell'invito. Pensiamo che i templari abbiano trovato qualcosa sotto il monte del tempio. Un tesoro? Non lo so. Dai, però. Ciò che conta è che il maestro lo considera importante. Altrimenti non mi avrebbe chiesto di recuperarlo. Ok, entriamo nel vivo del gioco. Corsa acrobatica, fantastica, ragazzi. La palla di Jamir. Ok, saliamo per questa scala. Un soldato. Agganciamo il bersaglio. E in basso per finire d'uscita. Senza che se ne accorga, senza far casino. Andiamo avanti. Lì, quella deve essere l'arca. L'arca dell'alleanza. Di Noè. Non essere scuso, quella non esiste. È solo una tavola. Allora cos'è? Zitti, arriva qualcuno. Qualcuno? E lui non sa basso, io. Prima sarà nostro. Prima potremo volgere la nostra attenzione. Quello dovrebbe essere Roberto di Sable. Uno dei posti più difficili che abbiamo dato altrimenti, cioè la storia di Assassin's Creed è più difficile. Dobbiamo recuperare il tesoro e affrontare Roberto solo se necessario. Fermati. Si frappone tra noi adesso, direi che è necessario. Discrezione. Adesso fa una cavolata, vediamo. È il nostro peggio. Non ricordo male. E abbiamo l'occasione di disfarci. Hai già violato due principi del nostro credo. Così violeresti il terzo. Non compromettere la confraternita. Ti sono superiore, per titolo e per abilità. Non mettere in questione ciò che dico. Altair fa il buono, fa. Adesso devo scendere, devo fare casino. Prendici. Non siete i soli ad avere interessi qui. Beh, questo spiega il mio uomo mancante. E che cos'è che volete? La figa! No, scherzo. Però ci sta, cioè, come frase. Sangue. Cerca di uccidere adesso. Che idiota. Non sai in che cosa ti mischi, assassino. Oh. Solo perché tu possa andare a riferire questo al tuo maestro. La terra santa non è più sua. Dovrebbe fuggire finché può. Se rimane, tutti voi. Eccolo! Si rompe tutto ovviamente, perché poi succede sempre lì. Poi Roberto di Sable come esce da lì? Non lo so proprio. Uomini! Si deve uscire. Ho anche compromesso i miei compagni, come diceva il mio alleato, e ho fatto una cavolata. Altair ha fatto una cavolata e non ho fatto niente. Però iniziamo in questo modo spettacolare Assassin's Creed. Con ecco Altair che cade giù come un idiota. Questo è il modo spettacolare con cui iniziamo.
Scendi, porca miseria, non posso bloccarmi già a fare queste cose. Me lo ricordo, no? Non mi ricordavo, vabbè. Saliamo subito e andiamo, usciamo. Perché? Non è per il video, ma... Per dire. Ah sì, non voglio allungarlo troppo, perché divento un po' noioso, ragazzi, mi rendo conto, ecco. Questa è la corsa acrobatica per eccellenza, è qua che si imparano le prime basi della corsa acrobatica e del fatto che Altair può arrivare dappertutto. La cosa che ho apprezzato nel 2 è la possibilità di fare il saltare un po' più alto. Eccoci. Dovrebbe essere Masia. Vediamo ora cosa succede e se possiamo subire la punizione che ovviamente subirà il nostro buon Altair per l'errore che ha fatto, l'errore di lasciare, di compromettere la confraternita, nel versare sangue innocente e nel non trattenere la lama. Eccoci qua. Sei tornato? Sì. Mi fa piacere vederti illeso, Dan. Immagino che la tua missione sia riuscita. Il maestro è nella torre? Sì, sì, sepolto fra i libri come sempre. Di sicuro ti aspetta. Vabbè, andiamo. Grazie, fratello. Devo andare al castello. Altrettanto. Ok. Già il menu di interfaccia, cioè della mappetta, non era brutto le prime volte. Dove sta? Non mi è dispiaciuto. Poi vabbè, col tempo l'hanno evoluto, l'hanno fatto diventare più bello ovviamente, ma già la prima volta non è che non mi disturbava. Sì, vado di fretta, Small. Scusate, non voglio stare 2 ore qua. Adesso che ripercorro queste stradine mi viene veramente dei ricordi pazzeschi. Queste 2 stradine le percorrevo sempre quando dovevo scendere dal castello. Eccoci. Bellissimo il castello, ragazzi. Perché si sospettiscono, scusate, sono un assassino come voi? Ammollatemi. Ok, adesso gli faccio questa stradina scoscesa e poi mi ricordo. Arrivo tranquillamente nel fantastico castello di Masia. Scusate, sì, vabbè. Fatto anche benissimo all'epoca, eccolo. Eccolo di ritorno. Abbas. Dove sono gli altri? Abbassa la voce. Prima a tornare. Non fa ridere. So che detesti condividere con altri la gloria. Il silenzio è solo un'altra forma di assenso. Non hai niente di meglio da fare. No. Reco ordini dal maestro. Ti attende nella biblioteca. Non so che. Sbrigati su. Senza dubbio sarai ansioso di leccargli gli stivali. Un'altra parola e ti punto la mano. Dice qualcos'altro, Più tardi ne avremo tutto il tempo. Di solito si lecca la cintura, però corriamo subito da questo, dal mio boss, cioè dal capo, al Mualim. Mi chiedo come abbiano fatto questi scalini così in pendenza, veramente è un'opera architettonica pazzesca per l'epoca. No, scherzo, entriamo. Nella fortezza di Usalame era citato, l'intera città del destino. Ah, devo andare più in giù, se non sbaglio. Alla biblioteca, se non sbaglio, biblioteca degli assassini. Comunque era veramente bellissimo questa sede degli assassini, veramente una cosa da far venire la pelle. All'epoca veramente ci rimasi malissimo. Adesso vabbè, con la grafica di ora questa potrebbe sembrare, però sentiamo cosa dice. Altair, maestro, vieni avanti, dimmi della tua missione. Confido che tu abbia recuperato il tesoro dei Templari. C'è stato un contrattempo. Roberto di Sabbia non era solo. Quando mai il nostro lavoro va come previsto? È la nostra capacità d'adattamento che ci rende ciò che siamo. Questa volta non è bastata. E vuoi dire? Vi ho deluso. Il tesoro? L'hanno preso. E Roberto? Fuggito. Io mando te, il mio uomo migliore, a svolgere la missione più importante di qualunque altra prima d'ora. E tu mi torni da me con nient'altro che scuse e giustificazioni? Io non parlare, non un'altra parola. Mi incazzato. Non è questo ciò che mi aspettavo. Dovremmo organizzare un'altra forza. Vi giuro che lo troverò, maestro. Andrò a... No! Tu non farai nulla. Hai fatto abbastanza. Dove sono Malik e Kadar? Morti. No!
Non dal colpo di scena. Malik, io vivo ancora. E tuo fratello? No, per colpa tua. Mi hanno spinto fuori dalla sala. Non potevo rientrare, non potevo fare niente. Perché non hai voluto darmi ascolto? C'è ragione. Questo si poteva evitare. Mio fratello. Mio fratello sarebbe ancora vivo. Oggi la tua arroganza ci è quasi costata la vittoria. Quasi? Ho ciò che il vostro prediletto non è riuscito a trovare. Oh. Ecco. Prendete. Anche se il tesoro non è l'unica cosa che mi sono portato dietro. Maestro, siamo sotto attacco. Roberto sa le cinge d'assedio il villaggio di Masiar. Dunque cerca lo sconto. Molto bene. Non lo deluderò. Vai, informa gli altri. La fortezza deve essere pronta. Quanto a te, Altair, la nostra discussione dovrà attendere. Ok. Raggiungi il villaggio. Annienta quegli invasori. Scacciali dalla nostra casa. Sarà fatto. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. Ok. Direi di fare prima questa battaglia, poi vediamo il video in cui succede quello che succede. Non voglio dirvi niente. E poi... c'era la spada. Devo andare giù. Altair, fortuna che sei arrivato, ci serve aiuto. Che è accaduto? Templari hanno attaccato il villaggio. Molta della nostra gente è fuggita. Scusate. Molta, ma non tutta. Cosa ti serve che faccia? Distrai i Templari. Tienili occupati mentre io salvo quelli ancora all'interno. Ok. Come desideri. Devo quindi tenere... la spada. Usare la spada perché è meglio. Sì, lo so. Ho appena scoperto da solo quello delle armi. Dai che siamo in allarme. Ok. Dove sono? Giù devo andare. 174 passi metri, non so cosa sia. Eccoci qui. Ci penso io. Stendiamo le tinte, distruggiamo. Questa era l'apoteosi di Assassin's Creed sia all'epoca che ora, perché veramente non hanno migliorato questa cosa, quindi le bersaglie non si avvicinano più di uno. Ok. Uccisi altri due. Scendiamo, ragazzi, sempre più in basso per andare ad aiutare. Lì ce n'è uno che ha bisogno di aiuto. Mi ricordo, cioè, non c'era il contattacco, già ne parlo. Quindi questa sensibilità non sarebbe molto attenti. Mi ricordo tra l'altro se recupero vita. Ok, come vedete, non mi sembra che recuperi vita, non vorrei che recupera... Ah, ecco, poi della battaglia recupera. Per quello che ho visto, scendiamo giù. Un'auto. Ma smollami, io devo andare giù, devo. Comunque, il video verrà abbastanza lungo, siamo quasi sui 30. Adesso vedrò se tagliare, magari. Quando arriverà lo scontro decisivo in mezzo alla piazza, potrei staccare e ci vediamo la prossima volta. Magari faccio così che è meglio, perché mi sto rendendo troppo lungo. Non è per problemi di editing, ma è per problema di che io mi personifico in chi guarda il video. Non avrei mai voglia di guardare più di 20 minuti circa di video. Combiniamoci quasi 30 che sono diversi.
non essendoci il contrattacco in questo senso giuridico, l'importante era cambiare sempre il bersaglio. Adesso non ricordo. Reinizializzazione, stiamo arrivando alla piazza principale. Ecco ragazzi, questa è la scena. Stanno scappando tutti gli assassini. Quindi non ricordo che c'è niente che succede. Adesso vediamo se c'è il video famoso. Ah, ecco. I nostri compagni stanno tutti scappando dentro. Quindi direi che con questa immagine del ponte chiuso e gli assassini che si barricano dentro per resistere all'attaccata templare, la chiudiamo così per il primo episodio di Assassin's Creed 1, trattato da me, e spero che vi diverta a guardarmi giocare. E tratteremo tutta la saga di Assassin's Creed partendo dagli albori, come ho detto. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace, cioè un like, un commentino, per farmi sapere magari cosa ne pensate voi del gioco, se ci avete giocato, quando ci avete giocato, se quando ci avete giocato vi è appassionato come me, che mi ha cambiato la vita, perché all'epoca cos'era, il 2008 forse, vabbè, non parliamo di me. Come dicevo, quindi aspetto anche un vostro commento, un feedback positivo o negativo, perché si può prendere anche negativo, io non ci faccio niente, non è che mi dà fastidio. E quindi da Dicore 25 per questo primo video con la Headscap 280 è tutto. Good luck ragazzi, ciao ciao.